Ciao a tutti, siamo in compagnia di Pompeo Nicola Cavalera, siamo a Conversano presso la chiesetta di Santa Caterina nel nostro ultimo appuntamento di Scrittori in Contrada, l'evento organizzato dalla libreria Emmaus di Silvia Serena Perrone e dalla Proloc che ci ospita con il patrocinio del comune di Conversano. Allora, stasera presentiamo questo thriller Prospettive di una rapina. Ci sono 11 personaggi, ciascuno con il proprio punto di vista, che si ritrovano all'interno di una banca a Casa Massima. Ecco, Casa Massima è lo scenario di questo libro. Sì. Hai deciso per motivo di scegliere questo paese, allora, per ambientare? Mi hanno chiesto perché ho ambientato a Casa Massima. Io ho risposto perché no, prima di tutto. E poi perché ambientarlo a New York, a Roma o nelle grandi città? A New York una rapina come questa, che senso ha? È una cosa come niente, però una rapina in un paese di 20.000 abitanti è eclatante, è una bomba, sia dal punto di vista materiale, sia anche dal punto di vista psicologico per le persone che si sono purtroppo trovate nella banca. Di fatto però non è semplicemente una rapina, un racconto legato ad una storia di crimine, ma è una riflessione che fa l'autore sul valore che ha la rapina per questi protagonisti. Che cosa accade esattamente? Allora, purtroppo quando un uomo si trova di fronte a un pericolo, a una situazione drammatica, la paura, interviene la paura, è la paura della morte. In questo senso, così lui vede il passato, il suo passato, che molte volte è ricco di scheletri nel cassetto o tante cose che non sono andate, vive quel presente in modo drammatico e poi succede che va a influenzare il futuro, perché il futuro, la persona con questo, quello che gli succede, pensa che ha rischiato di morire, quindi può anche cambiare la sua vita, che forse non andava bene quindi, fino a quel momento. Una riflessione su se stessi e su come, diciamo, magari si può cambiare o in positivo o in negativo. Sempre. Ecco, noi siamo qui, vi aspettiamo, a breve inizia la presentazione, il libro è a disposizione di tutti presso la libreria Emmaus di Conversano e l'editore è Schena Editore. Da Conversano è tutto, ci vediamo, ciao, un saluto, alla prossima rassegna, ciao!